Ciao, sto per aprire la Collector's Edition di LittleBigPlanet 2, Collector's Edition americana, ovviamente per PlayStation 3, che a differenza della Collector's Edition europea, è una vera e propria Collector's Edition con una serie di gadget che vi farò vedere. E la Collector's Edition europea non è nemmeno lontanamente paragonabile. In pratica una versione normale del gioco più con uno steelbox in più e con una serie di download content che comunque sono inclusi nella Collector's Edition americana. Incomprensibilmente la Sony ha deciso di non importarla in Europa, questa Collector's, nonostante sia molto carina, una delle più belle che ho visto, perlomeno per quanto riguarda il console next gen. E non è molto chiaro il motivo per cui l'abbiano fatto, d'altra parte non era chiarissimo nemmeno perché inizialmente avessero deciso di non importare Demon's Souls al di fuori del mercato asiatico, cosa che poi hanno dovuto fare perché praticamente l'importazione parallela li ha fatti rendere conto che stavano perdendo una serie di possibili guadagni. Cosa che sta avvenendo secondo me anche con questa Collector's Edition, per quello che mi risulta, ho visto addirittura su un forum online una petizione online che è stata fatta da appassionati per richiedere alla Sony l'importazione di questa Collector's nel giro di pochi giorni dall'apertura di questa petizione online. Mi pare, adesso non ricordo esattamente, ma avesse raggiunto qualcosa come 3.000-3.500 firme. Direi che facendo due conti la Sony non ha avuto per le mani un potenziale guadagno mancato e diciamo che non sono un esperto di amministrazione di aziende di software, però mi sembra un po' un passo falso da parte della Sony. Vabbè. Comunque, andiamo ad aprire la Collectors, esco senza distruggerla. Questo bello scatolone solido. Andiamo a vedere che cosa contiene. C'è ovviamente una copia del gioco completa. Questo multilanguage. Dare la compatibilità con il PlayStation Move, che mi interessa relativamente perché non ce l'ho, però vabbè, è una cosa in più. Può interessare a chi ha acquistato la periferica Sony. Qui c'è il plushie, che avendo avuto modo di vedere dei plushie di LittleBigPlanet venduti a parte, vi assicuro è di qualità decisamente migliore, è molto più carino, molto bello, colore più satinato, ha una zip purtroppo di plastica, non di metallo, però si difende, insomma, è molto carino, un bel gadget. Qua abbiamo questo contenitore voluminoso che dovrebbe contenere i fermalibri. Una delle cose più interessanti contenute all'interno di questa collector sono due fermalibri che vediamo anche qua sulla confezione, che possono essere utilizzati anche volendo come ferma giochi, diciamo così, in modo tale da permettere di da permettere, dicevo, di tenere organizzati i propri giochi per PlayStation 3. Come vediamo è molto carina, c'è questo diorama di un
personaggio, uno sfondo, credo, di Little Big Planet 2, non saprei dire, non avendolo già giocato, comunque, che ha questi occhialoni 3D molto, molto carini, molto simpatico. Dimensioni rispetto al gioco, come potete vedere, sono più o meno simili in altezza. È un portalibri simpatico, non, diciamo che non avrei difficoltà a metterlo sulla scrivania. Ecco qua. Qua c'è l'altro diorama con Sackboy con in mano quello che sembrerebbe un minicab, ci sono anche dei disegnini dietro, come disegnati sul gesso col gesso su una lavagna. E questo è il contenuto. Poi ovviamente ci sono dei contenuti digitali, sono una serie in particolare di costumi aggiuntivi per Sackboy e un avatar, più di un avatar, forse ce ne sono 3, no, 5 se non sbaglio. Poi ci sono degli avatar per il PSN e il tutto, diciamo che si poteva tranquillamente Sony importare anche in Europa. Secondo me, senza neanche bisogno di adattarlo, poteva essere venduto nei negozi semplicemente. Inspiegabilmente ci hanno rifilato uno steelbox mediocre.